Benvenuti a tutti. Oggi è martedì, 12 luglio 2022. Di seguito l'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Sagittario. Tutte dritte con la luna per amica. Con la luna nel vostro segno che vi fa l'occhiolino, oggi vi vanno tutte dritte, a cominciare dal fronte del cuore, dove, con Venere seducente all'opposizione, mietete i migliori successi. Rapporto sereno e complice con il partner, conquiste facili e frizzanti, ma non impegnative, per chi ha una festa cerca l'anima gemella ma è notoriamente allergico al guinzaglio. Fondamentale chiarire subito con un amico, prima che un malinteso crei una frattura. Gasatissimi in vacanza, ma prudenza in auto o in bici, Saturno in sestile reclama riflessione e all'occorrenza anche rallentamenti. Situazioni negative potrebbero interessarvi fino a farvi perdere il controllo della situazione. Un uomo poco affidabile, a tratti libertino, ambiguo, senza valori o morale. Nella coppia ci potrebbero essere notevoli discordie, malintesi e anche qualche infedeltà. Possibili tormenti per gelosie e tradimenti, sofferenza per inganni e slealtà. Fiducia mal ripagata e ostruzionismo da parte di superiori e parenti. Marte sta caratterizzando per voi una fase economicamente difficile, dovrete fare bene i conti e limitare qualche spesa non strettamente necessaria. Occhio a qualche multa in arrivo. La fretta è una cattiva consigliera. Sedetevi a tavolino con i vostri cari per decidere il da farsi su una questione importante. Non siate precipitosi. Buone nuove in arrivo, anche se nel tardo pomeriggio la giornata sarà alquanto monotona. Tuttavia le notizie che potrebbero arrivare in mattinata vi rincuoreranno. In amore siate determinati se volete essere determinanti, coltivate gli impegni che vi potranno mettere in condizione di essere sempre voi a decidere. Poche o molte che siano le vostre speranze vanno coltivate. Se poi vivete un amore complicato la parola fiducia è d'obbligo. Se oggi l'amore vi sembrerà arido, sappiate che in buona parte è colpa vostra e del vostro umore. Oggi sarete nella giusta considerazione di chi vi è più caro, riceverete segni di stima e di affetto. Solo siate realistici e continuate a lavorare per un progetto che vi sta a cuore. Oggi la luna vi rende particolarmente affascinanti e misteriosi, fate un buon uso di tutto questo. Non trascinare una situazione che è critica già da un bel pezzo. Dacci un taglio finché sei in tempo. I vostri pensieri saranno di spunto per avviare un progetto importante, non abbiate timore di farvi aiutare per portarlo avanti. Vi sentirete in ottima forma fisica e mentale oggi, pronti per partire alla carica in ogni direzione. In amore saprete catturare le prede giuste, vivendo un periodo sereno e gratificante se siete nate alla fine del segno. Belle novità in vista in campo sentimentale. Svetta un bella luna nel vostro segno amico sul vostro cielo. E illuminare vi rende capaci di fare i vostri interessi anche nell'ambito prettamente legato al patrimonio e agli affari di famiglia. Solo Venere e Nettuno vi contrastano dai segni nemici amatissimi per voi, nello schema dello zodiaco dei Gemelli e dei Pesci. È opportuno quindi che teniate a freno certe esplosioni di istintività che a volte possono comparire nel vostro temperamento pacato e serio. Se c'è qualcuno che vi ha fatto scappare la pazienza, provate a sorriderci su, senza rimuginarci troppo, vedrete che anche il vostro sfogo si placherà. Sono giornate molto interessanti del lavoro con la luna nel segno. Per molti preannunciano un nuovo inizio in cui sarà possibile rimettersi in gioco in vista del prossimo anno. In amore sarà una settimana caratterizzata da qualche dissapore o fraintendimento di troppo. Oggi sarà una giornata ideale per appianare alcune divergenze. Avete già posto buone basi, quindi dovete battere il ferro finché è caldo. Dimostrate tutto il vostro appoggio e la vostra buona volontà a chi fino ad oggi non vi ha creduto. In questo modo, oltre a dare una lezione morale, riuscirete anche ad ottenere il vostro scopo, che è quello di risolvere un qualcosa che fino a poco tempo fa sembrava irrisolvibile. Non è colpo di fortuna, è il vostro impegno. Molte cose in ambito economico iniziano a procedere per il verso giusto e questo ti aggrada parecchio e ti rende più amabile nei confronti di chi ti circonda nel lavoro.
In ambito affettivo, evita di imporre le tue amicizie che non sono ben viste dalla partner. Amore. C'è caos nella vostra mente, mentre il corpo gusta il nuovo piacere di inconsuete lusinghe. Il vostro insufficiente interesse per i canoni normali potrebbe appannare la vostra grande vitalità. Se il tuo ascendente è Leone, stasera durante la cena, toccagli fuggevolmente le sue mani, e manda qualche sguardo malizioso, i risultati sono assicurati. Cari Sagittario, avrete la netta sensazione di vivere meglio, di stare un po' più al passo con i tempi. Le stelle permettono un futuro migliore, in particolare per chi nel recente passato ha chiuso una storia. Serve un ultimo sforzo per non deludere le aspettative del partner e rimettervi in carreggiata, la coppia avrà la possibilità di prendere slancio, sarà difficile per chiunque scalfire tale amalgama. Bene così. Favoriti flirt e relazioni disimpegnate questo giorno d'estate per voi single del Sagittario. Le soddisfazioni personali non vi mancano, ma Venere in angolo disarmonico vi fa desiderare di più, vi vuole affamati di emozioni e di esperienze profonde, che il semplice scambio di rapporti effimeri vi nega. Lavoro. La vita lavorativa ti chiede ancora uno sforzo, dovrai smussare gli spingoli con un superiore, dialogare di più, sbuffare meno. Non sempre sarà tanto facile. Le stelle dei più giovani procurano novità e nuove occupazioni, favorendo in particolare coloro che cercano adesso la loro prima sistemazione lavorativa. Sono in arrivo risposte interessanti. Si deve stare calmi ed evitare di fare il passo più lungo della gamba. È un momento in cui troppi errori stanno arrivando dalla fretta nel gestire diverse situazioni. C'è bisogno di maggiore programmazione per un progetto professionale che ora vi sta interessando, se svolgete un'attività di tipo autonomo, specie se di carattere commerciale e se è a contatto col pubblico. Chiedete consiglio a vostri colleghi più esperti sulla maniera in cui potete procedere. Vi troverete sicuramente le carte giuste, quelle adatte a trovare le soluzioni innovative che sperate. Benessere. La forma sarà quasi perfetta e Marte vi ricarica e cancella lo stress dei giorni passati. Evitate i bagordi e i disordini alimentari, poi scegliete una dieta ricca di vitamina C che è un potente antiossidante contro l'invecchiamento della pelle. Dire cosa intendi oggi sembrerà molto più facile. Le tue emozioni possono esplodere quando meno te l'aspetti, e potresti perfino utilizzare parole pungenti senza rendertene conto. Per lei, per stregare chi vi ha colpito, iniziate a credere in voi stesse e a volervi bene. Nuoto, massaggi e un abbigliamento insolito nel colore e nella foggia vi rendono ancora più intriganti. Per lui, sensibilità e fiducia al top, vi godete momenti pieni d'amore senza chiedere nulla di più. Ecco il segreto dell'arte di accontentarsi. Colore delle emozioni, argento. Barometro dell'umore, sereno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10. Attività, 8. Finanze, 7. Benessere, 7. Grazie per aver guardato l'idea. Spero di vederti presto.